In occasione della Festa della Repubblica che si celebra il 2 giugno, il Consiglio regionale ha ristampato insieme la Costituzione e lo Statuto della Regione Toscana in una nuova pubblicazione che sarà distribuita nelle scuole ai ragazzi che si apprestano ad affrontare l'esame di maturità. Questa è l'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza che mira a coinvolgere gli studenti in una riflessione sui valori della nostra Costituzione e dello Statuto della Regione Toscana. Il 2 giugno è la festa della Repubblica e quest'anno si festeggiano anche i 75 anni dalle prime elezioni a suffragio universale nella storia del nostro paese. Nel 1946 le donne ottennero per la prima volta nella storia italiana il diritto di voto per il referendum tra monarchia e repubblica e per l'elezione dell'Assemblea Costituente, che avrebbe scritto la nostra Costituzione. Da qui la decisione di distribuire a tutti gli studenti toscani che si avviano all'esame di maturità i due testi fondamentali che i consiglieri porteranno personalmente in tanti istituti, così da rendere esplicita l'importanza e l'estrema attualità dei principi fondamentali della nostra Carta e del nostro Statuto. Abbiamo voluto, come ufficio di presidenza del Consiglio regionale, fare un dono, donare a tutti i maturandi toscani il nostro statuto, lo statuto della Regione Toscana e la nostra Costituzione, proprio per festeggiare la festa della Repubblica e per mandare un messaggio, il messaggio che noi mettiamo a disposizione, quella è la nostra storia, le nostre radici, i nostri valori. Come piccola cassetta degli attrezzi che ogni ragazzo che terminerà la propria esperienza scolastica, inizierà una fase nuova della propria vita, possa portare sempre con sé. Questo è un anno particolare perché oltre a festeggiare la festa della Repubblica, festeggiamo anche il 75° anniversario della possibilità, data anche alle donne, cosa che prima non era possibile, di poter esprimere il proprio voto nella scelta, dei propri rappresentanti istituzionali. È un momento importante, lo facciamo coinvolgendo le scuole della Toscana. Inizieremo con, un incontro per me molto significativo e importante, che avrà luogo a Pisa, all'Istituto Carducci, insieme alla giudice della Corte Costituzionale, alla professoressa Navarretta, che ringrazio per la sua disponibilità, ma sono davvero felice di poter dire che quasi tutti i consiglieri regionali hanno dato la propria disponibilità per andare in una classe, in una scuola della Toscana a distribuire quello che è il nostro pensiero, il nostro dono ai ragazzi che si stanno maturando. Poco fa il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale mi ha detto che quasi 100 scuole della Toscana saranno insieme a noi, parteciperanno in streaming all'evento e questo è un bel modo con cui noi, come Consiglio regionale, come istituzione, vogliamo ancora con più forza raccontare, rappresentare quello che è stato, la fatica che c'è stato per arrivare alla nostra Costituzione, al nostro Statuto. Come sapete, il simbolo della nostra regione è il Pegaso alato e quel simbolo nasce proprio dal Comitato di Liberazione Nazionale, che contiene con le sue zampe i salde nella storia, nei valori della nostra regione, ma con le ali che guardano verso il futuro che sarà nelle mani e nella testa di quelle ragazze e di quei ragazzi che si stanno per maturare. È previsto il coinvolgimento delle scuole del territorio della Regione Toscana in modo abbastanza capillare perché questo progetto prevede per l'appunto il coinvolgimento di tutte le scuole delle diverse aree territoriali della regione. C'è una pianificazione delle presenze, delle attività che quindi copre quasi interamente il territorio regionale. Prevediamo un coinvolgimento di un'80ina di istituti scolastici complessivamente. Le scuole della Toscana sono da sempre particolarmente attente, sensibili a sviluppare le tematiche della legalità, dei diritti fondamentali della persona, della Carta Costituzionale e questa iniziativa quindi va nella direzione di implementare ulteriormente il livello di sensibilità e di attenzione che il sistema scolastico toscano dedica a queste importanti tematiche. Quindi siamo ben lieti di poter collaborare, di collaborare a queste iniziative e alla buona riuscita della stessa.
Sì, è importante far conoscere la nostra bellissima e preziosissima carta costituzionale alle nostre studentesse e ai nostri studenti, e quindi questo è sicuramente un bel progetto per il quale ringrazio davvero il Consiglio regionale della Toscana, l'Ufficio di Presidenza. Io credo che sia importante, anche a fronte di un momento difficile come quello che stiamo attraversando, avvicinare davvero, far conoscere, approfondire con le ragazze e con i ragazzi la Costituzione e soprattutto i suoi principi fondamentali, che restano ancora oggi assolutamente attuali e che meritano di essere attuati, quindi di dar gambe a questi principi che parlano di solidarietà, di uguaglianza, di diritto alla salute, diritto all'istruzione, diritto al lavoro, pari opportunità, e quindi davvero devono essere parte integrante del percorso formativo dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Anche in quest'ottica proprio noi abbiamo promosso, insieme ad AMPI, insieme all'Ufficio Scolastico Regionale, insieme alle Università Toscane, insieme agli Istituti Storici della Resistenza ed altri soggetti come il Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema, come la Domus Mazziniana ed altri, proprio un protocollo di intesa che vuole promuovere la conoscenza e l'approfondimento della Costituzione all'interno delle nostre scuole. L'abbiamo fatto all'indomani del 25 aprile, in una data importante come quella del 2 giugno, perché crediamo davvero che la Costituzione debba essere conosciuta soprattutto dalle giovani generazioni. Sono stato da sempre uno dei fautori più convinti del ritorno a studiare e a conoscere i valori della nostra Costituzione, della nostra Repubblica. Ecco perché oggi è particolarmente importante celebrare la festa della Repubblica, anche perché veniamo da un momento difficile e questa festa, grazie all'iniziativa della Regione Toscana, del Consiglio regionale, verrà portata nelle scuole del territorio toscano. È nata in condivisione con tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza ed è stata appoggiata dai colleghi di praticamente tutti i gruppi. Questo è veramente bello, perché festeggiare insieme la scuola e le istituzioni, portando ai ragazzi insieme, pensiamo, sia la Costituzione Repubblicana sia lo Statuto della Regione Toscana. Altro segnale fondamentale, si riparte tutti insieme, soltanto una azione sinergica dal punto di vista istituzionale e forte con la presenza può veramente essere determinante per la ripartenza. È importante condividere con i ragazzi delle scuole i valori della Costituzione, i valori dello Statuto della Regione Toscana, due carte fondamentali che si legano nella storia della liberazione, della resistenza della nostra terra, e la condivisione dei valori fondamentali, dove tutti i partiti si riconoscono, dove tutti i cittadini trovano fondamenta delle proprie libertà. Pensiamo al diritto all'istruzione, alla formazione, alla salute, alla libertà, principi cardine che trovano fondamento, che devono essere garantiti, attuati mediante le leggi, mediante le istituzioni. Quindi è corretto che noi come rappresentanti dei cittadini toscani possiamo divulgare questa iniziativa, condividerlo con le nuove generazioni, a una generazione che appunto si appresta a fare l'esame di maturità, per il quale noi chiediamo che con forza possa essere fatto in presenza, e magari questi ragazzi possono anche essere vaccinati e nello stesso tempo possono essere fruitori, artefici, protagonisti del loro futuro, loro stessi che hanno sofferto più di altri, a mio avviso, il lockdown e questo anno così complesso, e questo possa essere un segnale di riscatto, di libertà, come lo è stata la Costituzione italiana dopo la guerra. Approvata all'unanimità la proposta di legge che intende abrogare l'emendamento finito nell'inchiesta CEU della Procura Antimafia di Firenze su traffico illecito di rifiuti e corruzione nel distretto conciario di Santa Croce. L'atto, illustrato dalla Presidente della Commissione Ambiente Lucia De Robertis, interviene in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e, in particolare, sulle disposizioni regionali che disciplinano la depurazione delle acque a carattere prevalentemente industriale. Rimango davvero contento dell'approvazione della proposta di legge che revoca quello che era l'emendamento che aveva costruito un percorso, quantomeno nel profilo interpretativo, che è stato poi oggetto di tante discussioni e che aveva messo il governo nelle condizioni di porre un rilievo alla Corte Costituzionale sulla competenza in questa materia ambientale di rilascio delle acque da parte del depuratore con competenza nazionale o invece con altri tipi di valutazioni. Ecco, io quando mi sono reso conto che
saremo andati alla Corte Costituzionale per questa decisione, per questo conflitto di opinioni interpretative. Il 7 di luglio ho detto chiudiamo tagliando la testa al toro, evitiamo che vi sia questo conflitto, ma manteniamo il profilo più rigoroso di quello che sono le procedure che a livello nazionale sono state previste. C'è una gerarchia delle fonti. E devo dire che al di là di tutto quello che è accaduto, ovvero l'approvazione dell'emendamento circa un anno fa, nel maggio del 2020, la conferma dell'interpretazione di questo emendamento nel contesto legislativo da parte della Giunta, con una delibera dell'allora Giunta, quella che mi ha preceduto il 7 di agosto, l'atteggiamento molto rigoroso da parte degli uffici che hanno fatto sì che queste normative non trovassero applicazione durante quest'anno, ecco che io ho preso l'iniziativa durante il Consiglio regionale in cui discutemmo delle vicende del settore conciario di tagliare la testa al toro e con un provvedimento di legge abrogare quell'emendamento discusso. Questo rende la posizione della Regione Toscana molto chiara, molto trasparente, molto aderente a quelle che sono le normative nazionali in materia di rilascio di autorizzazione ambientale sui depuratori e al di là delle dichiarazioni di voto, delle opinioni, dei discorsi, delle interviste, il Consiglio regionale, la mia proposta, l'ha approvata all'unanimità e quindi ritengo di aver operato per il meglio nell'immagine che a questo punto la Regione Toscana può avere anche nei confronti di quello che è il profilo interpretativo in questa materia così delicata, ma su cui dobbiamo essere così rigorosi come la tutela dell'ambiente. Allora, con la nuova legge abbiamo cancellato l'emendamento, quindi siamo ritornati al testo originario, sono stati tolti anche sono stati chiariti alcuni aspetti che davano possibilità di interpretazione. Dal punto di vista pratico nulla, nel senso che poi l'emendamento, come è ben noto, non è stato mai quanto previsto, l'emendamento non è stato mai applicato dai tecnici, quindi non cambia dal punto di vista del regime autorizzatorio che è sempre stato richiesto alle aziende, che continuerà a essere richiesto e nei prossimi anni 2023 comunque finirà questo sistema delle proroghe, tutti gli impianti così come adesso saranno sottoposti ai regimi autorizzatori che di volta in volta sono necessari per le richieste, per le attività che vengono espanse, aperte, implementate o quant'altro. Ma non è compito né mio né di nessun consigliere regionale entrare nel merito dell'inchiesta, perché verrà fatta. Fra l'altro sono due cose un po' diverse, no? L'emendamento dettava alcune regole che non sono state applicate, cosa molto diversa invece l'inchiesta che in questo momento è in corso per quanto riguarda il CEU, che è partito, guarda caso, da una segnalazione di ARPAT, che è un organo regionale, quindi non è che la regione ha fatto qualcosa, noi come consiglieri regionali eletti abbiamo l'obbligo, secondo me, anche morale, di mettere gli enti strumentali della regione attraverso le norme o i dipendenti della regione in condizioni di dar meno adito possibile a che ci vengano letture interpretative che possono aprire le maglie. Questo è il compito che noi abbiamo. Il mio e quello dei miei colleghi, secondo me, non è di giudicare, di entrare nel merito dell'inchiesta che avrà il suo svolgimento e per la quale saremo naturalmente molto attenti. Innanzitutto noi dobbiamo ancora capire qual è stata la ratio per cui quell'emendamento è stato approvato, perché ancora ad oggi non ce l'ha spiegato nessuno. Io oggi in aula, come portavoce dell'opposizione, ho chiesto che il presidente della commissione d'inchiesta, appena nominata, la consigliera Elena Maini, audisca per primo proprio l'ex presidente Rossi, perché ci venga a spiegare le motivazioni della ratio politica, perché noi non vogliamo entrare nel merito dell'inchiesta, ma vogliamo capire politicamente qual era la ratio di quell'emendamento. Poi sarà la magistratura a dire se quell'emendamento l'ha scritto Pieroni, l'ha scritto un privato, l'ha scritto l'Andrangheta, ma noi vogliamo capire politicamente qual era la ratio di quell'emendamento. In più c'è un fatto anche molto grave, perché sembra che emerga una concezione un po' privatistica della cosa pubblica da parte del PD e in particolare da parte dell'ex presidente Rossi, che oggi dichiara alla stampa il presidente Gianni mi doveva difendere in maniera più forte, perché alla base del consenso grazie al quale lui è stato eletto c'è la giunta Rossi.
Allora cos'è questa, una concezione privatistica della cosa pubblica? Ma stiamo scherzando? Questo è il PD che governa oggi la Regione Toscana? La Regione Toscana si merita oggi questo? E poi c'è un altro aspetto che il PD sta cercando di fare scaricabarile sull'opposizione, che è inaccettabile, cioè il fatto di dire che noi stiamo sollevando la questione che questo porta negatività nel settore conciario, e questo non è assolutamente vero perché loro governano, loro governavano la scorsa legislatura, e se oggi siamo qui ad abrogare l'emendamento è perché c'è un'indagine in corso, altrimenti quell'emendamento oggi non ne avremmo parlato e nessuno l'avrebbe più considerato. Questa è la verità. Quindi che non ci siano scaricabarile, ma chi ha le responsabilità amministrative, e questo è il PD perché governa questa regione da 50 anni, ma in particolare era all'amministrazione del governo regionale quando è stato approvato l'emendamento, ed è al governo regionale oggi, e noi siamo stati favorevoli all'abrogazione di questo emendamento. Però che non ci vengano a dire che siamo noi che non vogliamo tutelare i lavoratori, che non vogliamo tutelare il settore conciario, a cui diamo un'importanza strategica fondamentale a livello toscano, a livello italiano e a livello europeo, e soprattutto alla tutela dell'ambiente. Si tratta di un sistema, quello dei rifiuti in Toscana, che è, per certi versi si regge da un lato su un sistema particolare degli accordi di programma che derivano dai primi anni 2000 e dall'altra parte su tantissime deroghe di cui beneficiano anche tante troppe discariche. Questo è un sistema che va risolto perché chiaramente lascia aperti spazi alle infiltrazioni di chi offre i propri servizi che servono a smaltire più facilmente e con meno costi, con naturalmente connivenze con la malavita organizzata. E questo non è più tollerabile, perché la Toscana è una terra non soltanto di turismo ma anche di crescita, di sviluppo, e deve garantire ai toscani benessere e non lasciare ai nostri figli un ambiente pieno zeppo di rifiuti sotterrati da tutte le parti. La maggioranza ha tentato di sminuire quello che è successo, perché l'emendamento che è stato presentato lo scorso anno era un emendamento molto tecnico che si inseriva all'interno di una discussione avviata da anni. Rossi e l'ex assessore Fratoni hanno rivendicato di aver sempre detto di no a conciatori. In realtà di no gliel'ha detto l'ARPAT, perché nel passaggio di competenze fra provincia e regione ARPAT verificò che Acquarno stava già scaricando oltre i limiti di legge e per questo impose sia la VIA sia soprattutto l'AIA, cioè l'autorizzazione integrata ambientale. Dopo quella decisione, nel 2018 arriva una proposta di legge istruita per facilitare nuovamente gli scarichi e diminuire i controlli. Non abbiamo mai capito perché, l'abbiamo chiesto, la risposta non c'è stata. Resta il fatto che anche in quell'occasione gli uffici dell'ambiente dissero che non era un'operazione corretta. Quell'operazione è stata ripetuta nuovamente nel 2020 con il famoso emendamento a firma di Pieroni e di altri, ma fortunatamente, sempre per l'opposizione degli uffici dell'ambiente della Regione Toscana, quella norma ha avuto un parzialissimo effetto, ovvero sia le aziende l'avevano richieste ma gli uffici hanno detto di no ed è nato un contenzioso amministrativo. Anche per questo, oltre a quello che ha impugnato la Corte Costituzionale di fronte alla Corte il Governo, noi abbiamo votato a favore dell'abrogazione di quell'emendamento, perché abbiamo scoperto con vari accessi agli atti che non era soltanto un problema di competenza con lo Stato, ma quell'emendamento era contrario alle norme costituzionali e alle norme comunitarie, cioè era una vera e propria violazione di legge. E soprattutto ci siamo astenuti sul preambolo della legge, perché nel preambolo non era riportato esattamente tutto l'iter che ho cercato di sintetizzarvi, e in qualche modo non è stato messo il Consiglio regionale nelle condizioni di esplicitare al meglio la propria posizione. La cancellazione di questo emendamento era un atto dovuto anche di fronte a tutti i toscani che da 40 giorni stanno ancora aspettando dalla maggioranza, dal Partito Democratico locale e regionale, del perché si è fatto quella che oggi l'ex governatore Enrico Rossi ha definito una sciocchezza, in termini però un po' più enfatici. E soprattutto ha fatto rilevare ancora una volta, cosa che sarà oggetto probabilmente di un'ampia discussione, ma in altra sede, che sarà quella del Tribunale, del perché le stesse cose che erano state proposte e bocciate nel 2018 da pareri tecnici sono state di nuovo riproposte nel 2020 con quello che a tutti gli effetti è sembrato essere uno stratagemma, come è stato definito anche dagli organi inquirenti. Ci sono delle giustificazioni da dare ai toscani, proprio perché in questo momento non si tratta soltanto di una fragilità di un sistema istituzionale che ormai l'intera Toscana vede come prono per certi versi ad interessi che non sono quelli pubblici, e non parlo soltanto di questo caso, questo purtroppo è quello che appare alle persone, ma soprattutto del perché si sia andati in questa direzione, e soprattutto se il problema ambientale rischia di essere molto più grande di quel vaso di Pandora che è appena stato scoperchiato.
senza esito il secondo tentativo di nominare presidente e vicepresidenti della Commissione speciale per il controllo della campagna vaccinale anti-Covid-19. Ancora una volta, al termine di due votazioni, non è stata raggiunta la maggioranza della metà più uno dei commissari componenti. Tale risultato ha prodotto un nulla di fatto e rimette la questione nelle mani del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Thank you.